Buongiorno, bentrovati al TG 2000 di Mezzogiorno, i titoli di questa edizione. Smacco ai conservatori inglesi, a spoglio ormai quasi concluso, risultati deludenti per Theresa May, la premier britannica vince ma non ha i numeri per governare, alle 13.30 salirà dalla regina per chiedere di formare comunque un nuovo governo. Addio elezioni anticipate in Italia. Dopo la giornata di ieri con il caso alla Camera del tabellone che rivela i voti segreti e i franchi tiratori fra i 5 Stelle, si spacca l'accordo a 4. Nuove norme sicurezza per gli eventi estivi nelle piazze italiane dopo i fatti di Torino e fa discutere la principale novità: controllo e conta una a una delle persone agli ingressi. Dalla Lega Pro alla vetta più alta, la favola del Benevento Calcio che dopo un doppio salto in 2 anni dalla Serie C, ieri sera batte il Carpi e vola in Serie A. Ce la siamo meritata, dicono i giocatori, e la notte nel Sannio si colora di suoni e di festa. Questi dunque i titoli. In apertura partiamo dall'Italia col fallimento del patto a 4 sulla legge elettorale. Dopo il caos di ieri in aula, la vicenda del tabellone su cui sono comparsi i voti segreti che hanno rivelato i franchi tiratori tra le fila dei 5 Stelle, adesso l'ipotesi voto anticipato appare tramontare definitivamente. Si punta perciò alle urne nel 2018. Viva la preoccupazione espressa dal Quirinale sulle ultime vicende. Com'è ripartita allora questa giornata? Lo vediamo nella nota politica di Augusto Cantelli. Il giorno dopo la fine del patto per la legge elettorale si contano i cocci di quella che è apparsa come l'ennesima giornata nera della politica italiana, forze politiche rissose in un tutti contro tutti tra trappole e franchi tiratori. Nulla, nulla, non vale nulla. Il Partito Democratico conta 300 parlamentari. Colleghi, in quest'aula. E se c'è qualcuno, colleghi, colleghi. Traditori, buffoni, questo è il clima sul quale ora si deve ricucire per trovare il modo di avere una nuova legge elettorale condivisa, ma le scorie della battaglia di ieri sono difficili da smaltire. No, è a voto segreto, è a voto segreto. Tiene banco ancora la vicenda del voto segreto diventato pubblico per errore su un emendamento in riferimento al Trentino Alto Adige, con la conseguente uscita allo scoperto dei franchi tiratori che di fatto hanno abbattuto alla prima occasione utile il Tedescum, la legge elettorale, con lo sbarramento al 5% nata dal patto PD, 5 Stelle, Forza Italia e Lega. Ora sul terreno, oltre alle macerie, restano due leggi elettorali differenti alla Camera e al Senato, entrambe frutti di interventi della Corte Costituzionale. Mattarella da sempre ha chiesto al Parlamento di intervenire per renderle omogenee, appello rimasto inascoltato. Renzi apre alla possibilità di una nuova intesa, sebbene all'orizzonte resti sempre il voto anticipato, Gentiloni e Mattarella permettendo. Diamo uno sguardo anche alla situazione occupazionale in Italia con i nuovi dati Istat pubblicati proprio poco fa. Nel primo trimestre del 2017 il mercato del lavoro appare caratterizzato da una ripresa con 326.000 occupati in più, pari all'1,5%. L'aumento riguarda però soltanto il lavoro dipendente, per oltre il 70%, con contratti comunque a termine. In termine assoluto l'incremento più consistente che si registra dopo la crisi. Tuttavia al sud dell'Italia continua a crescere il numero dei disoccupati, che sono oltre 103.000 in più. E dopo la ressa di Piazza San Carlo a Torino scattano adesso nuove regole per concerti e raduni nelle piazze, negli stadi italiani all'inizio di questa nuova stagione estiva. Allora, tutte le novità in arrivo nel servizio di Luciano Piscaglia. Garantire la sicurezza prima dell'evento, evitare lo scaricabarile dopo. Sono i due obiettivi delle nuove regole sulle grandi manifestazioni pubbliche dettate dal ministro dell'Interno dopo gli incidenti in Piazza San Carlo a Torino e dopo quanto accaduto a Manchester. Safety e security sono le due declinazioni della sicurezza definite dal ministero. Della prima sono responsabili prefetture, comuni, polizie urbane, vigili del fuoco e organizzatori. Della seconda esclusivamente le forze dell'ordine. I comuni dovranno valutare la capienza delle aree
vietare ed emettere i divieti di vendita di alcolici e bevande in vetro e lattine. Dovranno essere previsti spazi di soccorso e strutture sanitarie. Agli organizzatori spetterà il conteggio degli ingressi fino ad esaurimento degli spazi disponibili, prevedere percorsi separati di ingresso e di uscita e le cosiddette vie di fuga e schierare steward preparati per l'assistenza al pubblico. Sul fronte della security, a carico quindi delle questure, la videosorveglianza, i controlli e le bonifiche delle aree, l'individuazione di aree di rispetto in cui poter eseguire perquisizioni, il blocco del traffico, la prevenzione di ogni possibile minaccia. Un elenco di regole rigide che devono essere tutte rispettate con urgenza e senza eccezioni per tutti gli eventi pubblici già programmati. Sono oltre 1700 in tutta Italia e per tutti quelli futuri. Al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza il compito di verificare. Se le regole non saranno rispettate, le manifestazioni saranno annullate o vietate. E probabilmente proprio il capitolo sicurezza con l'emergenza terrorismo avrà pesato in Inghilterra sui risultati deludenti per i conservatori. Theresa May vince ma perde la maggioranza, il leader del partito laburista chiede dimissioni immediate, si candida a governare, ma la premier è pronta a salire comunque dalla regina fra meno di mezz'ora alle 13.30 ora di Londra per chiedere di formare comunque il nuovo governo. In caduta libera la sterlina, ma su tutto questo ci aggiorna in diretta proprio da Londra, lo vedete già inquadrato, l'inviato è Vito Dettore. Allora Vito, ti ascoltiamo per i numeri anche dei seggi, a te. Buongiorno Nicola, buongiorno a tutti i telespettatori, siamo in diretta da Parliament Square. Allora, i dati non sono ancora definitivi, ma ormai è chiaro quello che è il quadro di queste elezioni. Dicevi giustamente, i conservatori non hanno la maggioranza assoluta, non hanno i numeri per governare da soli. Allora andiamo a vedere quella che è la situazione attuale del numero dei seggi assegnati a ciascun partito con l'aiuto della grafica. I conservatori al momento hanno 318 seggi, i laburisti 261 seggi, lo Scottish National Party 35 seggi, i liberal democratici 12 seggi e poi il DUP, Democratic Unionist Party, gli unionisti dell'Irlanda del Nord con 10 seggi. Allora Theresa May andrà dalla regina per un incarico a formare un nuovo governo, ma per forza di cose sarà un governo di coalizione. Lo farà con i voti degli unionisti dell'Irlanda del Nord, partito, pensate, che fu l'unico ad opporsi all'accordo di pace nel 1998 tra la Gran Bretagna e l'Irlanda. Dunque il panorama politico in poche settimane è cambiato totalmente. Quello che sembrava il sistema di governo più stabile dell'Europa adesso mostra tutta la sua debolezza. Allora andiamo a vedere questo servizio col quale io vi restituisco la linea. Adesso per Theresa May sarà tutto più difficile. La scommessa di rafforzare il suo governo in vista dei negoziati sulla Brexit è persa e l'unica strada percorribile è quella di un governo di coalizione. L'esatto contrario del motivo per cui un mese fa, a sorpresa, aveva annunciato elezioni politiche anticipate. Lo scrutinio dei voti è andato avanti tutta la notte e quando intorno alle 3 sono iniziati ad arrivare anche i risultati dei seggi in Scozia, era ormai certo che i conservatori non potevano più contare sulla maggioranza assoluta in Parlamento. Per il Regno Unito divorziare dall'Unione Europea sarà decisamente più complicato. Le trattative con Bruxelles inizieranno tra pochi giorni, il 19 giugno. La May chiedeva un largo consenso elettorale per avviare con forza l'hard Brexit, un'uscita pesante con l'addio immediato al mercato libero ed una tassazione diversa verso i cittadini e le aziende europee con sede nel Regno Unito. Con un governo di coalizione le posizioni più morbide, se non addirittura contrarie all'uscita della Gran Bretagna dall'Europa, avranno senza dubbio maggior peso politico. La May esce da queste elezioni più indebolita, responsabile di aver commesso l'errore di chiedere elezioni anticipate sottovalutando il malcontento degli elettori. Il vero vincitore adesso è Jeremy Corbyn, leader dei laburisti, che ha già chiesto le dimissioni del premier Theresa May. Ad un anno dal referendum sulla Brexit la realtà sembra essere ribaltata. L'UKIP, il partito euroscettico di Nigel Farage, protagonista del successo per l'addio all'Europa, esce da queste elezioni pesantemente ridimensionato, sparisce dal panorama politico e l'onda lunga di questo terremoto politico travolge anche la sterlina, che subito dopo i primi exit poll ha perso terreno su dollaro ed euro, record negativo degli ultimi 9 mesi.
E oltre a Theresa May in Inghilterra, rischia grosso negli Stati Uniti anche Donald Trump. Il caso Russiagate, dopo le dichiarazioni dell'ex direttore dell'FBI, secondo cui sarebbe stato cacciato dal suo posto proprio dal presidente per le indagini avviate sull'appoggio di Mosca alle elezioni americane, il tycoon adesso rischia il cosiddetto impeachment, cioè la messa in stato di accusa. Ma la procedura è lunga e complessa. Proviamo a capirla con Antonio Soviero. Jared Kushner, marito di Ivanka Trump e principale consigliere del presidente statunitense, sarà sentito tra fine giugno e inizio luglio dalla Commissione Intelligence del Senato che indaga sul Russia Gate. Lo rivela la TV ABC citando fonti del Congresso. Kushner non è indagato. Nel mirino i suoi rapporti con l'ex consigliere alla sicurezza nazionale Michael Flynn e alcuni incontri con esponenti russi che lo vedrebbero coinvolto. La notizia giunge dopo la testimonianza dell'ex capo dell'FBI. Nessun ordine esplicito di insabbiare l'inchiesta, ammette James Comey, ma riferendosi al faccia a faccia del 14 febbraio nello studio Vale, aggiunge: Trump ha mentito, mi disse, spero lascerà perdere le indagini su Flynn. È stato un ordine del comandante in capo o solo un auspicio sull'esito delle indagini? La battaglia sulla giusta interpretazione tra repubblicani e democratici è cominciata. In ogni caso lo spettro dell'impeachment è lontano. Trump, sempre più solo, prepara la difesa dalle accuse di ostruzione alla giustizia e sospetti di connivenze con i russi, assumendo un super avvocato esterno per evitare intercettazioni. Per mandare a casa un presidente, la Costituzione statunitense prevede un consenso largo e trasversale. La Camera richiede l'impeachment con un voto a maggioranza e il Senato emette il verdetto con un voto di 2/3 dell'Assemblea. Il cammino è quindi lungo, ma già nei giorni scorsi i fedelissimi del tycoon avevano iniziato il conteggio. Ci riporta in Italia il sogno del Benevento con la squadra di calcio che scrive la storia e vola per la prima volta in Serie A. Notte di festa dopo la vittoria contro il Carpi e inizia così una favola insperata. Federico Plotti. L'ultima favola calcistica in ordine di tempo si chiama Benevento. Un sogno impossibile chiamato Serie A è adesso diventato magicamente realtà. Ieri lo stadio Vigorito era una bolgia per la finale playoff contro il Carpi. Ci credevano in tanti, ma guai a pronunciare quella parola, Serie A. Prima il gol di Puskas per l'1-0, poi quegli interminabili minuti finali, con la gente sugli spalti e i giocatori in campo caricati a molla e pronti a esplodere al triplice fischio dell'arbitro. La gioia è incontenibile, le lacrime sono di pura felicità e raccontano del volto sincero di una piccola squadra di provincia che fino all'anno scorso non aveva nemmeno calcato i campi della Serie B. Subito dopo la partita la festa si è spostata nelle strade e nelle piazze della città con la squadra che ha sfilato a bordo di un pullman tutta per il suo pubblico appassionato e generoso e che ha sempre cantato a squarciagola lo stesso e solito coro che recita così: quando in campo tu scenderai non ti lasceremo mai e dovunque tu andrai noi saremo sempre con te. Dalla Lega Pro alla massima serie in 2 anni e l'anno prossimo il palcoscenico sarà quello patinato e scintillante della Serie A. Siamo alla messa del mattino a Santa Marta, la vera gioia è Dio e non la bellezza truccata della vanità, così Papa Francesco nell'omelia odierna. Nei momenti più brutti, anche di fronte agli insulti, ha detto Bergoglio, scegliere la via della preghiera e della speranza in Dio. Francesco riflette sulle letture del giorno, sulle figure di Sara e Tobia. Tutti noi passiamo per momenti brutti, sappiamo cosa si sente nel buio, nel dolore, ma da Sara e Tobia impariamo, nota il pontefice, la pazienza col proprio dolore, la speranza che Dio ascolti la nostra preghiera e faccia passare i momenti più brutti. Ci fermiamo qui, il TG Mina torna alle 18.30, vi lascio a Terza Pagina, Saverio Simonelli intervista la scrittrice Cinzia Tani. Buona visione, buon pranzo, arrivederci.